vizi. Devi scappare? Eh? Devi scappare via. No, forse non c'è ancora tutto completo. Amici di Genova Rock, siamo qui al Varigotti Festival e in nostra compagnia abbiamo il piacere di ospitare i Perturbazione. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Innanzitutto complimenti per la vostra esibizione, e stasera in versione ridotta, e quindi in un duo più acustico, e gli altri due li avete abbandonati. Sì, ogni tanto gli facciamo fare un po' di riposo, in panchina. No, è bello alternare anche formazioni rispetto ai contesti. Il Varigotti Festival è un festival sicuramente che lavora tanto sulla l'idea della canzone, della scrittura anche delle canzoni, forse spogliarle così e ridurle un po' a quella che è l'ossatura, è una bella forma, ecco, ci piace cambiare un po'. Bene, bene, bene. E allora parliamo un po' di voi, vabbè, voi siete di Torino, Rivoli nello specifico, giusto? E allora, voi il vostro esordio è stato con un altro tipo di lingua, inglese se non sbaglio, cantavate all'inizio in... Sì, noi abbiamo iniziato con l'inglese perché abbiamo sempre ascoltato tanta musica anglosassone, soprattutto da ragazzi, con l'adolescenza è stata un po' quella con cui abbiamo messo la testa fuori, no? ti rendevi conto che c'era un mondo che rappresentava in qualche modo la tua adolescenza, e quindi i Rem, gli Smiths, e poi Nirvana, eccetera, ci sono stati tutti gruppi importantissimi, quindi per emulazione viene le prime cose che scrivi, tenti di scriverle in quel modo lì, dopodiché dopo un po' di anni ci siamo resi conto che col pubblico davanti c'era sempre una specie di filtro e abbiamo provato a scrivere la prima cosa in italiano, sbattendo anche grandi testate contro il muro, e poi piano piano trovando invece la nostra lingua, quella piccola parte di nel campo espressivo che è la tua voce e le tue parole che riesci a incrociare con una buona melodia, con l'armonia giusta sotto, e quindi a trovare la tua forma, ecco, di espressione. Ma anche perché voi comunque avete fatto esperienza anche all'estero e credo che ancora oggi stiate facendo, diciamo, parte della tournée all'estero. È una forma di beh, Chris, diciamo che è un gioco, no? Quando andiamo fuori, cioè il nostro cuore è in Italia. È gioco e investimento, insomma, alla fin fine, come anche andare a suonare nella provincia a 500 km da casa tua, ci vai una volta, ci sono due persone, la volta dopo ce ne saranno sei, e tutta quella gavetta lì l'abbiamo fatta per non si dice quanti anni, perché le signore non si chiede l'età, però adesso abbiamo cominciato a farla in Italia e all'estero, e insomma ci divertiamo sempre molto. E ci sono molti italiani fuori, cioè siamo veramente dappertutto. Quando si dice dai, ma sì, ma vanno a suonare per gli italiani fuori, che sembra una roba dispregiativa, non lo è assolutamente, nel senso che siamo comunque veramente un paese che è emigrato tantissimo, e ci sono tanti italiani, cioè ovunque in Europa, nel mondo, quindi è divertente, c'è un fattore anche in parte nostalgico fondamentale. Ciò non di meno, andare all'estero comunque significa mettere il naso in un altro modo e mondo di far musica, certo. Comunque, perché comunque ti interrelazioni con delle realtà locali, ecco. Assolutamente. Siete andati a cercare i nostri italiani all'estero, quindi. Tutte e due, appunto, è molto bello. Noi cerchiamo di costruire, anche avendo lavorato con l'inglese, cerchiamo di costruire una cosa che sta un po' a metà tra le canzoni, spesso ci presentiamo in inglese. Cerchiamo di giocare molto con questo fatto di non essere per forza provinciali, ma non vergognarsi assolutamente, certo, di chi siamo, ecco, certo. Quindi stare lì in mezzo. Poi arriva il disco di svolta, che è stato In Circolo, se non sbaglio, che, come è stato menzionato sul palco, è stato da Rolling Stone dichiarato tra i 100 migliori dischi italiani. Sì, ci ha lusingati molto quando è uscita fuori quella classifica, ed eravamo dentro questi... È un disco che, cioè, quando fai il tuo primo disco, avevamo già fatto un disco in inglese autoprodotto nel 98, ma quello è il lavoro veramente di tutti i primi anni di scrittura, di tutta la scrematura, di tutti quei registri, quelle cose che non avevi, fino a capire quelle che erano le corde che sapevi far vibrare bene. E quando fai quel primo disco in realtà non te ne rendi conto di quanto è importante per te, quando spesso catturi un'energia che tutti cerchiamo, che è un po' quella di una cosa profondamente nuova e fresca, ma che allo stesso tempo è qualcosa di molto intimo in cui tutti riescono a riconoscersi. Quindi è un disco che nel tempo ci siamo portati molto dietro e ha tenuto molto meglio il tempo di altri nostri dischi, e gli vogliamo molto bene.
ci piace anche sempre l'idea di il prossimo è sempre il più bello, no? Nel senso, però è anche non è sempre detto che sia sempre il più bello, però noi gli vogliamo sempre bene, proprio come un figlio. Sì, esatto. Detto questo, quello effettivamente i primi dischi sono sempre i dischi veramente unici, ecco. Certo. Nel 2013 so che rientrate alla Mescal come etichetta discografica e lavorate con Casacci dei Subsonica. Max è stato il produttore di Musica X perché è successo che in quegli anni abbiamo incominciato a scrivere, soprattutto grazie a Chris, con tanta l'aiuto dell'elettronica suona, spiegalo tu, Chris. Sì, abbiamo cominciato a inserire già dal disco precedente degli elementi di musica elettronica. Ci sembrava giusto affiancarci anche noi al XXI secolo, insomma. No, a parte questo, volevamo lavorare in un modo un po' diverso, volevamo cambiare un attimino marcia, è la cosa che in realtà speriamo di riuscire a fare ogni disco, non, cerchiamo di non ripeterci, poi non so se ci riusciamo realmente. Mescal ci disse, ma forse il produttore giusto per questo disco potrebbe essere Max. Noi non l'avevamo neanche mai preso in considerazione, ci siamo guardati e abbiamo detto cretini, come abbiamo fatto a non pensarci prima, e in effetti così è stato, ecco. Max Casacci con i Subsonica ha portato quel mondo lì, che è il mondo, se vuoi, anche un po' della dance floor, all'interno della canzone in italiano, e è un po' il padrino di quel tipo di estetica in Italia, insomma. Quindi il lavoro è stato molto di lavorare sulle parti ritmiche, tantissimo, su questo incrocio tra elettronica e strumenti veri suonati, di far diventare gli strumenti stessi dei campioni, sicuramente sacrificando un po' le chitarre e la parte un po' armonica per andare a lavorare molto sul groove. I chitarristi non amano particolarmente. No, infatti, però devo dire che, no, è che se vuoi cercare delle cose nuove, un po' di spazio lo devi fare, no? Nella soffitta, come dire. Allora devi togliere un po' di cose per lavorare su altri. È un disco molto di linee di basso che cantano benissimo. Una cosa che dovrebbero imparare tutti. Perché bisogna sì. È come una ricetta, quindi non puoi ovviamente mettere tutto quanto dentro, ma devi scegliere degli ingredienti. Allora, è un disco sicuramente che aveva voglia di lavorare molto sul groove, sulle linee di basso, sulla voce molto avanti. Era proprio la nostra, quindi cercare lui è stata un po', appunto, ci siamo trovati bene, ecco. Bene. Questo disco Musica X, che tra cui c'è anche un video, un singolo che è la vita davanti. E di cui avete fatto anche un video, se non sbaglio. Sì, ci sono diversi video di quel disco. La vita davanti è stato il primo singolo che apriva, poi sono diventati anche singoli Musica X, e poi anche l'unica, soprattutto. È un disco con una doppia vita, perché è uscito nel 2013 insieme a noi compianto XL, il supplemento mensile di Repubblica, che poi chiuse dopo tre numeri, ma fu un disco allegato alla rivista. Provammo a fare questa cosa con un disco totalmente inedito, non un live, una roba strana, ma quindi uscì in quel modo lì, e dopo venne ripubblicato quasi un anno dopo con la nostra partecipazione a Sanremo, con i due brani che portammo sul palco dell'Ariston. Ti volevo proprio chiedere questo, l'esperienza di Sanremo, com'è stata, cosa vi ha dato, quali sono state appunto le emozioni di essere su un palco del genere? Chi dei due? Eccolo. Ma vabbè, Sanremo, insomma, anzitutto per citare Mauro Pagani, il Festival di Sanremo continua a rimanere l'unica settimana in cui in Italia si parla anche per strada di musica, quindi è ovviamente continua a rimanere un faro importante sul percorso di ogni musicista. Nello specifico, noi devo ammettere che l'abbiamo trovato molto divertente, è un po' un circo, un po' un gran guignol musicale, ed è divertente per molti versi, in realtà è stimolante, perché poi ti trovi, come succede normalmente avanzando con l'età, ti trovi a riconsiderare un sacco di tue posizioni rispetto a un sacco di artisti, a un sacco di scelte e un sacco di mondi. Quello di Sanremo è sicuramente un mondo che almeno personalmente ho riconsiderato. Sì, devo dire, noi l'abbiamo affrontato con molta professionalità, nel senso che siamo arrivati lì con la voglia di
Spaccare, sì, no, essere noi stessi. Avevamo una canzone in cui credevamo molto, cioè due canzoni, ma l'unica in particolare, l'unica era veramente la canzone che... Cioè, chi sono io? Cosa sarò? Che cosa sono? È stata quella che inizia dicendo, Erika, tu eri l'unica, eccetera. E che è una canzone che ha avuto molta fortuna perché forse arrivava in un anno che era... Non aveva canzoni molto mosse, con un groove, eccetera. Ed è una canzone d'amore molto inusuale, cioè in qualche modo coraggiosa, perché non c'è nulla di mieloso, cioè come dire, no? È una dichiarazione molto sincera degli uomini rispetto a tutte le figure femminili, al fatto che poi chi è davanti è sempre la composizione di tutte le donne che hai un po' conosciuto nella tua vita e anche delle varie epoche che hai nel corso del crescere, eccetera. Infatti avevamo un po' la paura all'inizio di dire ok, no, magari le donne come reagiranno, invece cioè, le donne si specchiano anche in quella canzone, che è una cosa meravigliosa secondo me. Quindi noi siamo, devo dire, andati molto, cioè dicendo ok, cerchiamo di starci dentro, arrivare, fare, e l'affetto in generale da tutti gli addetti ai lavori è stato incredibile. E dopodiché, rispetto a quello che diceva Chris, cioè riconsiderare certe posizioni, è semplicemente che veramente nel tempo ti rendi conto di quali sono tutte le... i gradi di grigio, come dire, che se tendiamo nell'adolescenza di vedere le cose molto in bianco e nero, in realtà non è che, appunto, la parola compromesso non è mai, è sempre sinonimo, è sempre detta con dispregiativi, una cosa brutta, no, in Italia. In realtà veramente stare dentro certi mondi significa renderti conto che... comunque è una cosa importante. Sì, no, nel senso, noi... siamo andati, allora, nel corso dell'ultimo anno siamo stati invitati anche dal Tenco, e quando, per un'edizione speciale sull'Eros, e quando siamo andati su quel palco del teatrino del Casino di Sanremo, io ho detto, guardate, stasera suoniamo qui per voi per la prima volta, abbiamo suonato su alla Pigna, il quartiere, la Casbah proprio di Sanremo, un bellissimo festival che si chiama Rock in the Casbah, che è proprio un festival super rock, proprio dove riabitano per un attimo quel posto, e da una roba mezzo fatiscente ne fanno un centro pulsante veramente. Poi abbiamo fatto anche il palco dell'Ariston. Ecco, noi se possiamo vorremmo essere quel gruppo che riesce a fare tutte queste cose qui, rimanendo sempre se stesso e portando le canzoni che ama. Quindi questo alla fine è il modo in cui io penso abbiamo affrontato il festival. Perturbazione, quindi oggi Perturbazione a cosa stanno lavorando, come vi state muovendo, nuove produzioni in corso? Ma allora, noi anzitutto arriviamo da un piccolo terremoto nostro interno, a ottobre dell'anno scorso due degli allora sei componenti hanno abbandonato il gruppo, adesso stiamo cercando di evolverci, come dicevo prima, come cerchiamo di fare in ogni disco, e cercando anche di, insomma, intraprendere una nuova strada in quattro. In questo momento lo stiamo facendo con un disco nuovo che stiamo registrando in questi giorni tra Torino e Londra, con Tommaso Colliva, produttore italiano, insomma, molto importante, e che uscirà, credo si possa dire, a gennaio, insomma, più o meno è confermato, e insomma poi vediamo cosa accadrà. Sì, sì, sì. No, appunto, è stato un anno bellissimo dopo Sanremo. Gigi e Elena erano uniti nella vita, come nel gruppo. La loro separazione nella vita privata ha determinato anche il fatto che ognuno prendesse poi strade separate rispetto al gruppo. Noi avevamo lavorato su Musica X già molto, anche in questo modo in quattro, quindi non avevamo tanto paura del vuoto, tanto più la voglia adesso veramente di essere noi, di trovare questa nuova strada. Devo dire che siamo contentissimi del disco che stiamo per mixare, quindi è stato un lungo inverno di specchiarsi tanto, capire che storie vuoi raccontare. Più passa il tempo, più vedo che maturiamo dal punto di vista tanto di non partire proprio dal vissuto quotidiano personale, quanto più dal alzare la testa e guardare quello che sta attorno a te, le vite degli altri, no? Per citare un famoso film. E quindi è molto un incrocio delle due cose, cioè io e Rossano, che siamo quelli che lavorano molto sui testi, Chris e Baracco lavorano tantissimo sui riff, ci danno materiale che noi scriviamo in due, ci confrontiamo moltissimo su grandi temi, spesso ci diamo quelli che chiameresti adesso degli hashtag, no? Cioè dire ok,
quella è la cosa di cui vogliamo parlare, allora come possiamo parlare? E allora cominciamo a questo rimpallo, no? Dialogato prima, sì, sì. E poi ognuno butta giù delle tracce, poi io sono quello che le mette insieme a delle melodie, a una metrica. Quindi tutto questo è un lavoro, devo dire, bellissimo, che nel tempo impari a fare, poi liberandoti un po' dal senso che ogni cosa che dici deve essere per forza, sto buttando fuori il cuore, può essere un incrocio di tantissime cose, veramente le vite che vedi attorno a te come la tua, e anche diventi sempre più conscio del fatto che sono storie che in qualche modo diventeranno, se sono buone, maturando, universali, e devono contenere, quindi uno sguardo molto ampio e delle grandi parole, contenitore. Se tu dici universo o dici azzurro, convercitare delle grandi, è ovvio che stai usando degli enormi contenitori, poi devi andare a stringere e a dare un oggetto e dire ok, citare esattamente, cioè come dicono gli Elbow in una loro canzone, the first cigarette of the day, cioè la prima sigaretta del giorno. Ci dici, il tuo pensiero mi arriva dritto in testa come la prima sigaretta del giorno. Questa è una cosa che chiunque abbia fumato una sigaretta sa esattamente dirti che cos'è, ed è quell'immagine concreta che è fondamentale per unirla a un tema universale. E adesso puoi dirlo finalmente. Intimo ma non privato, esatto, che è una cosa che abbiamo, cioè, c'è stata detta ultimamente ed è fantastico, la gente vuole qualcosa che sia profondamente intimo ma non necessariamente privato, non per forza gli devi tirare fuori l'intestino davanti, ecco, tagliarti la pancia, crediamo molto in queste cose qua, forse perché abbiamo 40 anni, abbiamo voglia di un certo grado di leggerezza, la vita è già abbastanza tosta, e costruire un disco e poi uno spettacolo insieme che coinvolga ma non ti per forza faccia sentire messo in croce è un po' la nostra, direbbero gli inglesi, mission. Beh, sicuramente una filosofia di un certo spessore che mi auguro vi porterà lontano. Ma comunque siete in tournée in questo momento, a parte il disco state facendo, avete anche delle date in progetto, Italia o estero? Per il momento in Italia, scaldiamo un po' i motori, anche perché siamo stati concentrati tutto l'inverno e la primavera in studio a lavorare sul disco nuovo, vogliamo mettere il naso fuori, soprattutto per il fatto di essere in una formazione nuova, e quindi insomma cominciare a scaldarci un pochettino e sbattere la testa. Le chiamerei date laboratorio, no veramente le pigliamo come degli esperimenti, cioè tipo stasera abbiamo fatto già tante volte, io, Chris, dei piccoli acustici eccetera, ma riempire un palco in due, provarci, ok, aggiustare, dire loop station oppure no, è tutta roba che sperimentiamo e proviamo a vedere. Nel frattempo ci salutano il pubblico del Varigotti Festival ed è bello che... E così, quindi se andate in laboratorio, poi a gennaio uscirà il disco e da lì... Si partirà alla grande. Ragazzi, noi siamo contenti di avervi aspettato, grazie mille per l'intervista, grazie. Complimenti ancora e vi auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutto il lavoro che state facendo, la nuova formazione, e magari ci si rivede in giro da queste parti se tornerete, più che volentieri. Volentieri, grazie per averci ospitati. Grazie a voi. Grazie, ciao.